Sindaco Magher, la prima allerta meteo arancione da quando lei è in carica, probabilmente non si aspettava che sarebbe stata a ridosso del Ferragosto, ma abbiamo visto comunque che si è subito presentato anche molto interessato all'operato della Protezione Civile, a come si muoverà durante la notte. Era oltre che interessante, era doveroso che io venissi a salutare i volontari che si danno tanto da fare per la Protezione Civile. Ora mi dicevano che forse questo allerta meteo non dovrebbe portare a piogge particolarmente consistenti. Se sarà così, meglio, però a fronte di un allerta arancione da parte della Regione, l'apertura del centro operativo comunale era inevitabile, ed è purtroppo per chi passerà la notte qui anche inevitabile il fatto che starà sveglio. Ed è stato poi anche necessario intervenire per attività del territorio, penso ad esempio alle discoteche che purtroppo in questa serata non potranno operare oltre un certo orario. Spiace, ma dalle 24 scatta l'allerta arancione e quindi non si poteva fare diversamente. Fulvio Ascogno, questa sera è stata sancita dalla Regione l'allerta meteo arancione su tutto il territorio, anche sulla provincia di Imperia, una situazione in cui la Protezione Civile e la Polizia Locale giocheranno un ruolo fondamentale. Siamo organizzati, siamo qua al COC, l'abbiamo aperto e siamo pronti. Quindi abbiamo le squadre nostre della Polizia Locale e quelle dei volontari della Protezione Civile e siamo qui in attesa che ci siano degli eventi. Ovviamente la speranza è che non succeda nulla di male, chiaramente, ma in caso dovesse verificarsi qualche evento insperato, voi come vi muoverete? Ma noi siamo organizzati, abbiamo le nostre squadre che sono pronte ad intervenire, solitamente in questi casi si interviene per degli allagamenti, comunque siamo a disposizione delle persone, quindi siamo qua, riceviamo tutte le telefonate, sia quelle che arrivano direttamente al comando che quelle che arrivano direttamente qui al COC tramite il centralino del comune. L'allerta di stanotte è idrogeologica, ma fondamentalmente è un'allerta per temporali, rischio temporali che potrebbero avvenire come il giorno di Ferragosto, quindi c'è la possibilità che avvenga improvvisamente un temporale e quindi hanno previsto di attivare il COC con tutta quella che è l'emergenza proprio per farci trovare pronti ad intervenire in caso di necessità. E come si muoverà il COC qualora dovesse appunto verificarsi una situazione di questo tipo? Appunto il COC è stato attivato, quindi sono state attivate l'Ufficio di Protezione Civile e le squadre di volontariato, che sono appunto la squadra IB di Sanremo, i radiamatori e i ranger. Noi siamo operativi, quindi siamo diciamo in monitoraggio della situazione qualora piovesse, a monitorare i torrenti, a monitorare tutte le situazioni che siamo a conoscenza e che ci dà a disposizione l'ufficio. E quindi tutti i volontari sono attivati.